lotta alle recensioni negative, riaccendere l'energia in Ucraina e ancora consegne volanti. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Il peggior nemico dei ristoratori è la recensione negativa. Fioccano le piattaforme su cui commentare la propria esperienza culinaria e i giudizi spesso sono impietosi. Ma dai nemici bisogna difendersi e alle recensioni bisogna rispondere. Per Pop Economy, Andrea Orchesi, presidente e responsabile tecnico di Repap, startup che nasce con questo obiettivo. Quando siamo partiti, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di creare una piattaforma in grado di analizzare le recensioni per darci informazioni utili. Abbiamo analizzato milioni di recensioni e da queste abbiamo trovato informazioni veramente sorprendenti. Anzitutto abbiamo visto che in Italia meno di una recensione negativa su 10 riceve risposta. Questo è un problema serio per i ristoratori, perché studi di settore dicono che ogni recensione negativa costa più o meno 30 coperti. La risposta competente ne fa recuperare 27. Quindi rispondere è essenziale per non perdere clienti e mantenere la propria reputazione al top. Non solo. I tempi di risposta sono fondamentali. Per minimizzare le crisi è fondamentale rispondere entro 48 ore dalla recensione negativa. In Italia, in media, i ristoranti rispondono oltre i 20 giorni a ogni recensione. Questo significa che un commento negativo rimane quasi un mese sui siti come TripAdvisor o Google senza un contraddittorio. Per gestire la reputazione dei ristoranti abbiamo scelto di creare una piattaforma tecnologica che ci permettesse di abbassare sostanzialmente i prezzi. Per farlo abbiamo dovuto creare un sistema estremamente scalabile e quasi completamente automatizzato. Abbiamo creato una pipeline che va dall'acquisizione delle recensioni fino alla risposta stessa in un'unica soluzione. Ma come funziona nel dettaglio questa tecnologia? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Dare energia all'Ucraina, nel vero senso della parola. Questo è l'obiettivo del crowdfunding lanciato da Lifesaver, startup cleantech con l'obiettivo di fornire prodotti più equi e più puliti. E Tech Fugees, l'industria tecnologica britannica senza scopo di lucro che assiste i rifugiati. Le due realtà si propongono di donare powerbank a chi fugge dalla guerra per aiutarli a rimanere in contatto con le proprie famiglie. I rifugiati ucraini non hanno bisogno solo di cibo e riparo, ma hanno bisogno anche dell'accesso all'informazione. E oggi questo significa solo una parola: smartphone. Ma questo non serve senza un caricatore. Una raccolta fondi che ha come obiettivo quello di rispondere a un'esigenza concreta. La solidarietà passa anche da un cellulare. Consegne volanti e super veloci. FedEx mira proprio a questo e per farlo si è affidata agli aerei di Elroy Air. Mi spiego meglio, il nuovo velivolo senza pilota progettato dall'azienda della Silicon Valley è in grado di trasportare fino a 500 libbre di merci su un raggio di 300 miglia. Veloce del trasporto via terra e più economico dei classici aerei. Questa nuova macchina volante potrebbe aiutare FedEx a far fronte alle crescenti richieste dovute all'esplosione dell'e-commerce. Una nuova generazione di logistica espressa. La consegna dei pacchi non sarà più come prima.